Senatore, per un gollista come lei, però criticare il doppio turno dei gol si arrabbierebbe. Io su quattro dei gol è passata alla storia perché ha liberato la Francia, mica perché ha fatto il doppio turno. Che non so manco se l'ha fatto lui. Trolli le biografie di De Gaulle. Nessuna partirà dal doppio turno. Partono dalla guerra, partono dallo sbarco di Normandia, dalla Quinta Repubblica, quindi De Gaulle non è passato. Però ricordo che Mitterrand, quando vinse nel 1980 le elezioni, disse: io ero contro 81, ero contro la riforma dei gol anche del doppio turno, però devo dire adesso che è un'ottima. Perché aveva vinto per forza, cioè, ovvio. Ognuno quando vince gli va bene tutto. Si può dire anche pure in che non caso, gli danno il rigore, no? Si può dire anche cioè, in... la Spagna non gli hanno dato rigore, gli piace Taylor. La Roma che ci hanno fregato la coppa, a Taylor lo faremo correre fino a casa sua. Vale anche per centrodestra in questo caso, perché vale. Critica anche la riforma. Il doppio turno non lo faremo. Guarda. Ma la Quinta Repubblica di De Gaulle prevedeva già il doppio turno. Sì, è nata col doppio turno, ma diciamo è un'innovazione della fine degli anni 50 e inizio anni 60. A vedere tutti i governi francesi degli anni 50 sono stati tutti dei governi disastrosi, un po' come i governi della prima Repubblica Italiana. Duravano 6 mesi e poi bisognava ricominciare tutto da capo.